Obiettivamente, sicuramente il reparto offensivo era la loro arma in più perché giocatori importanti, giocatori bravi che hanno fatto la differenza contro qualsiasi squadra. Quindi sapevamo che per riuscire a poter fare un risultato positivo dovevamo passare da una buona prestazione difensiva, altrimenti sarebbe stato difficile. È uscito anche il carattere, se vogliamo, la grande grinta di questa Udinese. Oggi, Maurizio, bisogna girarci intorno, insomma, una squadra rimaneggiata, avete perso Keiko dopo pochi minuti, e veramente anche la sfortuna un po' dalla parte vostra in questo momento. L'Udinese in campo risponde in modo positivo. Sì, obiettivamente è vero, dai, a me mi conoscete, non mi avete mai sentito lamentarmi di queste cose, però oggi siamo partiti già con defezioni importanti come quella di Giampiero e come quella di Totò. Siamo in un momento particolare dove avevamo affrontato una partita senza un attaccante in panchina praticamente, se ne fa male uno subito dopo 20 minuti sicuramente era in svantaggio già, quindi sicuramente non era facile riaddrizzare la partita e riuscire a tenere bene così nel secondo tempo, sicuramente è vero, stavolta è vero. Ecco, l'ultima domanda, Maurizio, il fattore fondamentale e importante di questa Udinese oggi per poter proseguire anche con la gara con il Cagliari, con l'Empoli, insomma, gare non semplici con squadre di media bassa classifica? Io credo che ultimamente, se non erro, nelle ultime tre trasferte, tra cui Milano con l'Inter, Genova con la Sampdoria e Sassuolo, che era un ottimo momento, abbiamo raccolto 5 punti, che fuori casa è un bottino importante, cosa che non ci succedeva negli anni precedenti perché fuori casa avevamo sempre fatto fatica. Quest'anno sta succedendo un po' il contrario, in casa abbiamo raccolto poco rispetto al solito, quindi credo che la differenza stia un po' lì, bisogna cominciare a rivincere una partita casalinga che può spezzare poi l'equilibrio della classifica e del campionato.